Parliamo con il mister della Verdello, Alberto Luzzana. Allora, Alberto, una squadra che oggi ha dimostrato di sapersi tirar fuori dalle difficoltà, anche quando è rimasta in 10. Beh, per noi oggi era una partita importante perché dopo la caduta di domenica scorsa ho chiesto ai ragazzi la reazione immediata sul campo e devo dire che la risposta è stata positiva, a prescindere dal risultato che è importante, ma ho visto che hanno corso, hanno raddoppiato, si sono impegnati anche quando siamo stati in 10, ci siamo stretti un po' tutti insieme e abbiamo cercato di offendere, siamo andati in vantaggio. Sono orgoglioso in questo momento di questi ragazzi qua perché abbiamo fatto un campionato eccezionale finora, non abbiamo vinto niente, però siamo sulla strada, una strada importante. La società credo che sarà contenta dell'atteggiamento. Devo dare atto oggi che abbiamo incontrato una signora squadra, a parte il nome, una squadra che ci ha messo in difficoltà con dei giovani interessanti, dove anche loro hanno avuto le sue due o tre palle gol importanti. Siamo stati fortunati in alcuni momenti, siamo stati sfortunati sul fatto che ha calciato rigore, abbiamo sbagliato anche un calcio di rigore, però era giusto che lo calciasse lui. Questo la dice lunga sul gruppo che è in questo momento qua, perché il rigorista era Bianchi e ha deciso di comune accordo con loro di farlo calciare Pizzetti perché rientrava da 3 mesi di un grosso infortunio. Purtroppo ha sbagliato, però si è rifatto con il gol subito dopo. Credo che questo fatto qua per me è un segnale importante che mi fa capire che il gruppo in questo momento qua sta tirando tutti dalla stessa direzione. Quindi questa è una vittoria che vi dà ulteriormente consapevolezza della forza anche psicologica e mentale della tua squadra. È importante, come dici tu, la forza mentale è importante. Io oggi mi sono permesso di scrivere un biglietto all'uscita dalla porta prima che iniziasse la partita e gli ho detto non importa come si cade, ma è importante come ci si rialza. E i ragazzi si sono rialzati bene. Questo mentalmente per noi è importante, il fatto di aver vinto anche in 10 e di aver vinto una partita delicata, dopo aver subito giustamente una sconfitta domenica scorsa, dove abbiamo trovato una squadra che ci ha aggredito, ci ha messo in difficoltà, a prescindere dall'ambiente esterno al campo che non era, però ci hanno messo là e ci hanno proprio fatto capire che non c'è niente di scontato. E probabilmente siamo arrivati lì un po' tranquilli, sereni. Io stesso domenica scorsa in panchina ero abbastanza sereno, non avevo tutte queste motivazioni che avevo, le concentrazioni che avevo di solito. Invece oggi siamo stati dentro in partita. E come hai detto tu, la mentalità è importante. Poi qua abbiamo giocatori, 3 o 4 giocatori che sono di mentalità con tipo Bianchi, Pizzetti, Tirloni, abbiamo fuori Riasmini da 7-8 partite. Cioè, abbiamo giocatori che la mentalità ce l'hanno e a voi abbiamo dei bravi ragazzi. La nota negativa è l'espulsione del ragazzino 93. Mi dispiace per lui perché ha fatto un'ottima prestazione, è stato ripreso un minuto prima dai compagni perché non ha messo niente una palla importante e ha voluto calciare e si è innervosito, subito dopo ha fatto un fallo stupido, però gli ho fatto i complimenti lo stesso, non ci sarà nessuna punizione, nessuno niente perché è un ragazzo importante per noi e ha vinto anche lui. Invece per quel che riguarda la classifica, sempre, siete sempre primi, però l'Alcione ha dimostrato, insomma, che vi darà del filo da torcere fino alla fine. L'Alcione è una grossa squadra, specialmente sul suo campo. Ho trovato dei mastini, dei giocatori proprio arrembanti, giocatori che ti mettono in difficoltà. A noi ci hanno fatto una pressione tutta la partita, anche se abbiamo subito 2 rigori, cosa strana in un campionato, subito 2 rigori nella stessa partita, che c'erano tra l'altro. Quella è una squadra da tenere molto in considerazione, come lo stesso Cinisello, Brugherio, il Lissone, Pro Lissone, anche oggi Pro Lissone è stato. Adesso vediamo domenica. Il Casati Acqua, che è un'altra squadra che è lì con noi e valutiamo bene. Comunque, quella che mi ha impressionato più di tutti finora è il Cinisello, il Pro Lissone è una buona squadra e l'Alcione.